Benvenuti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto. E io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della Icy Arts. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 550 metri, quindi rende veramente mo molto, rende veramente tanto. Allora, io oggi ho scelto queste sfumature che danno sul rosa, fucsia e anche qualche sfumatura di bianco. Io lo trovo un colore molto molto delicato, mi piace tantissimo. Allora, dicevo che è un gomitolo da 100 grammi e vi dico anche la composizione di questo gomitolo: 20% mohair, 20% lana, 60% premium acrilico. Va lavorato con i ferri o con l'uncinetto del 3 o 4. Il gomitolo si chiama Mohair Magic. Allora, questo gomitolo io l'ho acquistato il filo di Arianna, maglia e uncinetto. Nel box informazioni, poi sotto il video vi lascio il sito web da cui potete acquistare il mio stesso filato e anche in altri colori. E posso dire che ci sono colori uno più bello dell'altro. Io questa volta ho scelto questo. E se vi ricordate, ho scelto anche in un altro tutorial ho fatto lo scialle blu Ocean e infatti ho dato il nome del filato che è Magic Oceano. Ok, allora, detto questo, adesso possiamo iniziare la lavorazione del nostro progetto. Allora, io ho fatto le mie 52 catenelle. Adesso allungo il punto così, quindi entro qui nella stessa catenella, nella maglia di base e faccio così, allungo il punto 1, 2, 3. 4 5 e chiudo tutte le maglie 1 2 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 5 maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo 1 2 3 catenelle. Adesso sa saltiamo 3 maglie, quindi facciamo 1 2 3, nella quarta facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia seguente, maglia alta. Allora, quindi sono 1 2 3 catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Così. 3 catenelle, 1 2 3. Salto 3 maglie 1 2 3, nella quarta ripeto il punto puff, quindi faccio 1 2 3 4 5, chiudo tutte le maglie 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 5 maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo 3 catenelle, salto 3 maglie 1 2 3, nella quarta vado a fare una maglia alta.
una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, ancora una maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. In tutto dobbiamo fare 9 maglie alte. Quindi sono 3, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta, catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta. Allora, 2, 4, 6, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta e sono 7, 7, 8, 9, così. Adesso 1, 2, 3 catenelle, salto 3 maglie. 1, 2, 3, nella quarta rifaccio il punto puff, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo 3 catenelle, ancora rientro 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le maglie, 1, 2, 3, salto le maglie, vado nella quarta maglia, faccio una maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Quindi abbiamo fatto 4 maglie alte separate da una catenella. 1, 2, 3 catenelle. Scusate un attimo che qui. Allora, 1, 2, 3 catenelle, quindi vado nell'ultima maglia e faccio il punto puff. Vediamo se riesco perché qui ho stretto troppo. Allora, riesco 1 2 3 4 5 e chiudo 1 2 3 catenelle, rientro 1 2 3, 4, 5. All'inizio è un po' difficoltoso, però poi. Ok. Allora, finito il giro, adesso vado qui dove abbiamo fatto le catenelle, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Quindi adesso ricomincio a fare il punto puff nelle 2 catenelle, nelle 3 catenelle di separazione. Quindi faccio 1 2 3 4 5, chiudo 1 2, rientro, scusate, prendo un po' di filo, 1 2 3 4 5. Questa volta faccio 2 catenelle di separazione. Rientro 1 2 3 4 5. Ok. 3 punti puff. Adesso facciamo
1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione. Entro, faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella, ancora maglia alta sulla maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella e una maglia alta qui dove abbiamo le 3 catenelle. Così. 1, 2, 3 catenelle e adesso andiamo qua al centro dei due del gruppetto del punto puff. Quindi entriamo e facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, rientro 1, 2, 3. 4 5 1 2 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le 9 maglie alte, quindi vado nel primo archetto di 3 catenelle, faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte separate da una catenella. Così. Poi qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo una maglia alta. Quindi adesso ad ogni giro dobbiamo aumentare una maglia alta all'inizio e alla fine. 3 catenelle, vado qui nell'archetto del punto puff e faccio 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle. Quindi vado qui nell'archetto delle 3 catenelle, faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, 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 catenella. E qui facciamo l'aumento, quindi entro nell'archetto e faccio una maglia alta, 3 catenelle. Vado qui nell'ultimo gruppo del punto puff al centro e faccio 3 punti puff, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, rientro 1. 2 3 4 5 2 catenelle, rientro 1 2 3 4 5. Allora, finito il giro, adesso facciamo il terzo giro. Allora vado qui nell'archetto delle catenelle e faccio una maglia bassissima. Allungo il punto, ricomincio a fare il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, rientro. Prendo un po' di filo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5.
chiudo una catenella. Adesso vado qui nel punto puff centrale e faccio una maglia alta proprio qui, una catenella. Vado nell'archetto seguente e faccio 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo 2 catenelle. Rientro 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle. Scusate, 3 catenelle. Vado qui, devo fare l'aumento, quindi vado qui dove ho le catenelle e faccio una maglia alta. Una catenella, maglia alta sulla maglia alta. Catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta. Una catenella di separazione, ancora maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, catenella, e adesso qui facciamo l'aumento, quindi facciamo una maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle, una catenella, 3 catenelle di separazione e facciamo il punto puff 1, 2, 3, 4, 5, chiudo 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 catenelle e qui lavoriamo le maglie alte. Quindi qui nel primo archetto lavoriamo una maglia alta e facciamo il primo aumento, poi una catenella di separazione. Una catenella e lavoro una maglia alta sulla maglia alta separata da una catenella, così. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte, facciamo una maglia alta sulla maglia alta, una catenella di separazione e qui alla fine, dove abbiamo le catenelle, facciamo una maglia alta, quindi aumentiamo una maglia all'inizio e alla fine. 3 catenelle, punto puff qui al centro e qui facciamo ancora l'aumento. Facciamo le catenelle, una maglia alta, scusate, una maglia alta nell'arco delle 3 catenelle, poi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella, ok? E poi qui lavoriamo il punto puff al centro, una maglia alta. E dobbiamo fare le catenelle, dobbiamo 2 catenelle di separazione, qui lavoriamo il punto puff. Comunque adesso lavoriamo le maglie alte e qui lo facciamo insieme. Eccomi. Allora, sono arrivata qui. Faccio la mia maglia alta, devo fare qui l'aumento, poi faccio 3 catenelle, vado qui nell'archetto del punto puff e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5, una catenella. Lavoro una maglia alta, qui abbiamo 3 punti puff, quindi lavoro una maglia alta qui al centro, una maglia alta, una catenella. Vado qui nell'archetto del punto puff, quindi entro e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso giro il lavoro, entro qui nell'archetto delle catenelle, faccio una maglia bassissima, allungo di nuovo il punto 1 e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1,
2, 3, 4, 5. 3 catenelle. Qui abbiamo la maglia alta, quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta. Così. 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo il punto puff, entro nell'archetto e lavoro 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 3 catenelle, lavoriamo qui dove abbiamo le 3 catenelle, facciamo l'aumento. Una catenella, una maglia alta, su ogni maglia alta separate da una catenella. Così. Allora, e qui alla fine facciamo una maglia alta, 3 catenelle e il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle. E lavoriamo le maglie alte, quindi vado qui nelle 3 catenelle di separazione, faccio il primo aumento, catenella, quindi faccio una maglia alta, una catenella di separazione, poi lavoro tutte le maglie separate da una catenella, così. Lavoro qui tutte le maglie e qui faccio l'aumento, quindi dobbiamo fare l'aumento sia all'inizio qui e alla fine. Facciamo il punto puff, la stessa cosa facciamo qui, quindi una maglia alta qui nelle 3 catenelle, lavoriamo tutte le maglie alte, poi qui alla fine facciamo un'altra maglia alta, facciamo l'aumento e qui lavoriamo insieme alla fine. Allora, sono arrivata alla fine, quindi ho fatto le mie 3 catenelle, adesso faccio il punto puff 2 3 4 5 2 catenelle, rientro 1 2 3 4 5. Adesso una catenella. Qui nascosta abbiamo una maglia alta, quindi facciamo una maglia alta sulla maglia alta, una catenella e adesso il punto puff qui nelle catenelle di separazione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Giro il lavoro. Ok, adesso rientro qui nelle catenelle, faccio una maglia bassissima, allungo il punto e inizio a fare il punto puff 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1. 2, 3, 4, 5. Adesso 3 catenelle. Qui abbiamo la maglia alta, quindi qui dove abbiamo la catenella facciamo una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella e una maglia alta qui. Quindi adesso abbiamo 3 maglie alte. Facciamo 3 catenelle e lavoriamo il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5.
catenelle. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle. E qui si lavora l'aumento. Facciamo 1 catenella, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 catenelle. Facciamo qui il punto puff. Allora, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. E lavoriamo adesso le maglie alte. Quindi qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo un aumento, poi lavoriamo tutte le maglie alte separate da una catenella, arriviamo qui, facciamo un altro aumento. 3 catenelle, punto puff, aumento sia all'inizio che alla fine, e poi lavorate e 2 punti puff. Ah no, scusate, dovete lavorare qui dove abbiamo la maglia alta. Fate una maglia alta qui, cominciamo a fare il primo aumento, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle, ok? 3 catenelle di separazione, poi facciamo il punto puff. Comunque, adesso dovete aumentare ad ogni giro. Quindi, sia qui dove abbiamo adesso abbiamo le 3 maglie alte e qui. Allora, io vado avanti e poi insomma, man mano che vado avanti, poi lo provo, ok? Quindi provatelo, perché poi quando arriviamo ad una certa altezza, io per esempio voglio fare la scollatura V e poi voglio chiudere, ok? Chiudo per formare poi così, in questa maniera. Comunque, io vado avanti, poi vi dirò quanti giri ho fatto per chiudere e formare la scollatura V. Eccomi qua. Allora, io sono andata avanti con i miei aumenti. Vedete qui, quando abbiamo iniziato con 3 maglie alte, ho aumentato ad ogni giro fino ad arrivare alla mia scollatura. Adesso sto facendo il giro e sono pronta per chiudere la mia scollatura. Quindi l'ho provato e la scollatura per me così va benissimo. Allora, qui adesso non aumento più, quindi dato che chiudo, qui di solito facciamo una catenella, una maglia alta e 3 catenelle, poi andiamo qui a fare il punto puff. Quindi io faccio le 3 catenelle, vado qui al centro del punto puff, entro con l'uncinetto, prendo l'altra metà, entro e faccio una maglia bassa così. E continuo la mia lavorazione. 3 catenelle e vado avanti con le maglie alte. Così. Adesso dobbiamo, qui non dobbiamo più aumentare, però dobbiamo aumentare qui fino ad arrivare sotto il braccio, sotto l'ascella. Quindi dobbiamo continuare a lavorare e qui si continua a fare gli aumenti. Quindi lavoriamo sempre una maglia alta qui dove abbiamo le 3 catenelle. Ok? Quindi dobbiamo adesso dobbiamo continuare a lavorare a giro
aumentando solo qui dove dobbiamo chiudere per le maniche. Va bene? Quindi adesso vado avanti e quando arrivo e sono pronta per chiudere per le maniche ci ritroviamo. Ok? Quindi mi raccomando, qui dobbiamo ancora aumentare. Man mano che lavoro, che andate avanti, provatelo. Allora, sono arrivata qui dove abbiamo chiuso e per formare lo scollo. Quindi ho fatto la mia maglia alta. Adesso invece di 3 catenelle faccio 2 catenelle e vado proprio qui e faccio una maglia alta. Una catenella, 2 catenelle, scusate, e una maglia alta. Così, nel prossimo giro, anzi scusate, invece di 2 catenelle ne faccio una, perché altrimenti qui è troppo largo. Allora, una catenella e una maglia alta proprio qui. Una catenella, maglia alta, così. Sì, in questa maniera. E andiamo avanti a lavorare le maglie alte, ok? Così. Allora, eccomi qua. Io sono arrivata alla mia misura, sono pronta qui per chiudere, per formare le braccia. Allora, sapete che quando abbiamo chiuso qui per fare la scollatura, abbiamo lavorato sempre a giro, quindi nella lavorazione non c'è una chiusura o un inizio della lavorazione, perché abbiamo sempre lavorato a giro. Quindi adesso io mi trovo qua dove ho l'angolo e faccio, ho fatto le mie maglie alte. Adesso faccio una catenella e chiudo qui all'interno delle catenelle al centro del punto puff, faccio una maglia bassissima, 2 catenelle, entro dentro l'archetto e vado a prendere diciamo l'altra metà, quindi entro e faccio una maglia alta, così, una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi adesso non dobbiamo più aumentare. E qui adesso abbiamo l'inizio della lavorazione qui. Quindi adesso facciamo, lavoriamo tutto il dietro a maglia alta, separate da una catenella, qui chiudiamo alla stessa maniera e poi torniamo, facciamo di nuovo tutto il giro, ok? Allora andiamo avanti e lavoriamo qui fino all'angolo. Eccomi, sono arrivata all'angolo, quindi ho fatto la mia maglia alta, adesso una catenella, entro qui nell'archetto del punto al centro dei punti puff e prendo l'altra metà, entro così e faccio una maglia alta in questa maniera, una catenella e continuo a lavorare e abbiamo unito tutti e due gli angoli così. Ok, quindi adesso andiamo avanti qui fino dove abbiamo iniziato e chiudiamo qui nella terza catenella iniziale, quindi lavoriamo tutta questa parte. Ok, finito il giro, faccio le ultime maglie alte, una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, così. Ora facciamo 1 2 3 catenelle. Quindi adesso continuiamo questa lavorazione, facciamo sempre a giro una maglia alta, una catenella di separazione, fino ad arrivare sotto al seno. Quindi man mano che andate avanti lo provate, quindi camminate, andate giù, quando arriviamo sotto, proprio sotto il seno, poi facciamo un'altra lavorazione, ok? Quindi andiamo avanti così, continuando sempre lavorando una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta.
Allora, qui andate avanti, continuate una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta qui al centro, una catenella di separazione, una maglia alta sulla maglia alta. Ok? È facile, quindi non c'è bisogno che ve lo faccio vedere. Dovete continuare sempre con questa lavorazione. Ripeto, fino ad arrivare sotto il seno. Ok. A dopo. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura, sono arrivata proprio sotto il seno. Adesso cambio lavorazione. Facciamo dei semplici ventaglietti. Allora, inizio. Allora, vediamo. Facciamo delle maglie alte doppie. Quindi ho chiuso il mio giro nella terza catenella iniziale. Adesso con una maglia bassissima sono entrata nell'archetto di una catenella. Quindi faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. 2 catenelle, rientro ancora 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Adesso salto 2 archetti, vado nel terzo archetto e lavoro 3 maglie alte doppie. 1 2 3. 2 catenelle. Rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Adesso salto 2 fori, vado nel terzo foro e lavoro ancora, ripeto, le 3 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte doppie. 2 3, 2 catenelle, rientro. 1 2 3. Così. Ancora salto 2 archetti, vado nel terzo, faccio 3 maglie alte doppie, 1 2 3. 2 catenelle, rientro. 1 2 3. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro, qui è finito il giro, ho 3 fori di una catenella. Comunque non ha importanza perché siamo nel primo giro, quindi non si nota. Invece di saltare 2 fori, ne ho 3. Quindi vado a chiudere nella quarta catenella iniziale, quindi 1, 2, 3, 4. Con delle maglie bassissime andiamo nell'archetto delle 2 catenelle e ricominciamo a fare i ventaglietti. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutta la lunghezza desiderata. Quindi sono entrata nelle 2 catenelle, faccio 3 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte doppie, 1 2 3. Quindi vado nell'archetto seguente, quindi vado qui e lavoro le 3 maglie alte doppie, 2 3. 2 catenelle di separazione, rientro, 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Così.
Quindi ripeto, adesso con questa lavorazione lavoriamo sempre a giro e arriviamo fino all'altezza desiderata, ok? Io adesso vado avanti e poi vi dirò quanti ventaglietti ho fatto io. Allora, eccomi qua, io ho raggiunto la mia lunghezza. Ok? Nel frattempo ho fatto anche una manica, vi faccio vedere. Ecco qui la mia manica. Ho ripreso tutte le maglie qui intorno. Quindi sono tutte maglie alte, molto semplice. E poi sono andata così, diciamo che sono andata ad allargare. Quindi viene una manica tipo a zampa, ecco. Allora facciamo così adesso. Iniziamo l'altra manica insieme. Allora, mi avvicino un pochino. Ok. Quindi io vado qui, entro qui, dove abbiamo il punto puff. E li prendo tutti e due i lati, così entro e faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, più una catenella di separazione. Adesso vado qui nella prima maglia alta, quindi salto le 3 catenelle nella prima maglia alta e faccio una maglia alta, quindi lavoro una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella, così. È molto facile perché dobbiamo lavorare, dobbiamo riprendere tutte le maglie. In questa maniera. Ok? Quindi andiamo avanti fino qui dove abbiamo iniziato. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi dove ho iniziato con le 3 catenelle vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella iniziale e adesso ricominciamo a lavorare 1 2 3 4, quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più una catenella di separazione e lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta separata con una catenella di separazione. Ok, allora io nella mia manica in tutto ho fatto 18 giri, però ovviamente ognuno deve provare man mano che va avanti prova. Allora io mi sono fermata e poi ho fatto questo, diciamo, questa lavorazione leggermente, ma proprio leggermente sotto il gomito, e poi da qui fino alla mia lunghezza ho cambiato il punto e ho lavorato il punto qui, i ventaglietti. Ok, quindi man mano che lavorate lo provate. Per la mia misura sono bastate 18 giri, quindi lo provate e decidete quando volete iniziare a fare i ventaglietti. Se non vi piacciono i ventaglietti, allora andate avanti con questa lavorazione: una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, fino a raggiungere la lunghezza della vostra manica. Ok? Allora, adesso qui andiamo avanti e poi iniziamo a fare i ventaglietti. Eccomi qua. Allora, io ho fatto i miei 18 giri a maglia alta, ok? Quindi adesso cambiamo la lavorazione, facciamo delle maglie alte doppie e facciamo dei ventaglietti. Allora, chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, così. E con una maglia bassissima vado proprio dentro la catenella di separazione. Faccio 1, 2, 3. 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, quindi due volte filo sull'uncinetto, rientro e lavoro una maglia alta doppia, due volte filo sull'uncinetto, rientro ancora maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro nello stesso foro e lavoro ancora, scusate,
tre maglie alte doppie, quindi 1 2 3. Adesso, sempre due volte filo sull'uncinetto, salto due fori, vado nel terzo foro e lavoro 3 maglie alte doppie. 1 2 3 2 catenelle, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Adesso di nuovo saltiamo due fori, andiamo nel terzo e lavoriamo 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Scusate un attimo, sistemo il filo. Ok. 2 catenelle, 1, 2, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie. 1, 2, 3. E quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, sono arrivata alla fine del giro e vado a chiudere nella quarta catenella iniziale. Adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno delle 2 catenelle. 1, 2, 3, 4 catenelle che sono sempre la prima maglia alta doppia, quindi rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. 2 catenelle, rientro e lavoro 3 maglie alte doppie. Così. Adesso vado nel prossimo ventaglietto e lavoro le maglie alte doppie. 2 2 catenelle e 3 maglie alte doppie. Così. Allora, io ho fatto questa lavorazione nell'altra manica e sono andata avanti per 12 motivi, quindi ho fatto 12 giri appunto ventaglietto. Ok, quindi voi prendete la vostra misura e staccate il filo quando arrivate alla vostra altezza della manica. Ok, quindi andate avanti e poi alla fine spezzate il filo. Allora, io ho fatto le mie 52 catenelle. Adesso allungo il punto così. Quindi entro qui nella stessa catenella, nella maglia di base e faccio così, allungo il punto. 1 2 3 4 5 e chiudo tutte le maglie. 1 2 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 5 maglie allungate. 1 2 3 4 5 e chiudo 1 2 3 catenelle. Adesso sa saltiamo 3 maglie, quindi facciamo 1 2 3, nella quarta facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta.
catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia seguente, maglia alta. Allora, quindi sono 1, 2, 3, catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Così. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta ripeto il punto puff. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le maglie, 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 5 maglie allungate, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. 3 catenelle, salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia alta. Una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, ancora una maglia alta. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. In tutto dobbiamo fare 9 maglie alte. Quindi sono 3, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta. Catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta. Allora, 2, 4, 6, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta e sono 7, 7, 8, 9, così. Adesso, 1, 2, 3 catenelle, salto 3 maglie. 1, 2, 3, nella quarta rifaccio il punto puff, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. 3 catenelle, ancora rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo tutte le maglie. 1, 2, 3. Salto le maglie, vado nella quarta maglia, faccio una maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Quindi abbiamo fatto 4 maglie alte separate da una catenella. 1, 2, 3 catenelle. Scusate un attimo che qui. Allora, 1, 2, 3 catenelle, quindi vado nell'ultima maglia e faccio il punto puff. Vediamo se riesco perché qui ho stretto troppo. Allora, allora. Riesco. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. 1, 2, 3 catenelle, rientro,
due, tre, quattro e cinque. All'inizio è un po' difficoltoso, però poi. Ok. Allora, finito il giro, adesso vado qui dove abbiamo fatto le catenelle, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Quindi adesso ricomincio a fare il punto puff nelle due catenelle, nelle 3 catenelle di separazione, quindi faccio 1 2 3 4 5. Chiudo. 1, 2, rientro, scusate, prendo un po' di filo. 1, 2, 3, 4, 5. Questa volta faccio 2 catenelle di separazione. Rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 3 punti puff. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione. Entro, faccio una maglia alta. Una catenella, una maglia alta sulla maglia alta. Una catenella, maglia alta sulla maglia alta. Una catenella, ancora maglia alta sulla maglia alta. Una catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella e una maglia alta qui dove abbiamo le 3 catenelle. Così. 1, 2, 3 catenelle e adesso andiamo qua al centro dei due del gruppetto del punto puff, quindi entriamo e facciamo 1 2 3 4 5 chiudo 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 1 2 3 catenelle vado qui dove abbiamo le 9 maglie alte, quindi vado nel primo archetto di 3 catenelle, faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella, quindi lavoriamo tutte le maglie alte separate da una catenella, così. Qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo una maglia alta, quindi adesso ad ogni giro dobbiamo aumentare una maglia alta all'inizio e alla fine. 3 catenelle, vado qui nell'archetto del punto puff e faccio 1 2 3 4 5. Chiudo 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle, quindi vado qui nell'archetto delle 3 catenelle, faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella. Maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella e qui facciamo l'aumento, quindi entro nell'archetto e faccio una maglia alta, 3 catenelle, vado qui nell'ultimo gruppo del punto puff al centro e faccio
3 punti puff, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Allora, finito il giro, adesso facciamo il terzo giro. Allora, vado qui nell'archetto delle catenelle e faccio una maglia bassissima. Allungo il punto, ricomincio a fare il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, rientro, prendo un po' di filo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo una catenella. Adesso vado qui nel punto puff centrale e faccio una maglia alta, proprio qui. Una catenella. Vado nell'archetto seguente e faccio 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, scusate, 3 catenelle. Vado qui, devo fare l'aumento, quindi vado qui dove ho le catenelle e faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, una catenella di separazione, ancora maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, catenella, e adesso qui facciamo l'aumento, quindi facciamo una maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle, una catenella, 3 catenelle di separazione, e facciamo il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 catenelle, e qui lavoriamo le maglie alte. Quindi qui nel primo archetto lavoriamo una maglia alta e facciamo il primo aumento, poi una catenella di separazione, una catenella, e lavoro una maglia alta sulla maglia alta separata da una catenella, così. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte, facciamo una maglia alta sulla maglia alta, una catenella di separazione, e qui alla fine, dove abbiamo le catenelle, facciamo una maglia alta, quindi aumentiamo una maglia all'inizio e alla fine. 3 catenelle, punto puff qui al centro. E qui facciamo ancora l'aumento, facciamo le catenelle, una maglia alta, scusate, una maglia alta nell'arco delle 3 catenelle, poi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella, ok? E poi qui lavoriamo il punto puff, al centro una maglia alta, e dobbiamo fare le catenelle, dobbiamo 2 catenelle di separazione, qui lavoriamo il punto puff. Comunque adesso lavoriamo le maglie alte e qui lo facciamo insieme. Eccomi, allora sono arrivata qui, faccio la mia maglia alta, devo fare qui l'aumento, poi faccio 3 catenelle, vado qui
nell'archetto del punto puff e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5, una catenella. Lavoro una maglia alta, qui abbiamo 3 punti puff, quindi lavoro una maglia alta qui al centro, una maglia alta, una catenella. Vado qui nell'archetto del punto puff, quindi entro e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso giro il lavoro, entro qui nell'archetto delle catenelle, faccio una maglia bassissima, allungo di nuovo il punto 1 e faccio 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle. Qui abbiamo la maglia alta, quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta, così 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo il punto puff, entro nell'archetto e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 3 catenelle, lavoriamo qui dove abbiamo le 3 catenelle, facciamo l'aumento. Una catenella, una maglia alta su ogni maglia alta separate da una catenella. Adesso così. Allora, e qui alla fine facciamo una maglia alta, 3 catenelle e il punto puff 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle e lavoriamo le maglie alte. Quindi vado qui nelle 3 catenelle di separazione, faccio il primo aumento. Catenella, quindi faccio una maglia alta, una catenella di separazione, poi lavoro tutte le maglie separate da una catenella. Così. Lavoro qui tutte le maglie e qui faccio l'aumento. Quindi dobbiamo fare l'aumento sia all'inizio qui e alla fine. Facciamo il punto puff, la stessa cosa facciamo qui. Quindi una maglia alta qui nelle 3 catenelle, lavoriamo tutte le maglie alte, poi qui alla fine facciamo un'altra maglia alta, facciamo l'aumento e qui lavoriamo insieme alla fine. Allora, sono arrivata alla fine, quindi ho fatto le mie 3 catenelle, adesso faccio il punto puff 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso una catenella qui nascosta, abbiamo una maglia alta, quindi facciamo una maglia alta sulla maglia alta, una catenella e adesso il punto puff qui nelle catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3,
4 5 2 catenelle, rientro 1 2 3 4 5 e chiudo. Giro il lavoro. Ok, adesso rientro qui nelle catenelle, faccio una maglia bassissima, allungo il punto e inizio a fare il punto puff 2 3 4 5 2 catenelle, rientro 1 2 3 4 5 adesso 3 catenelle. Qui abbiamo la maglia alta, quindi qui dove abbiamo la catenella facciamo una maglia alta, una catenella, maglia alta sulla maglia alta, una catenella e una maglia alta qui. Quindi adesso abbiamo 3 maglie alte. Facciamo 3 catenelle e lavoriamo il punto puff 1 2 3 4 5 2 catenelle, rientro 1 2 3 4 5 3 catenelle e qui si lavora l'aumento. Facciamo 1 catenella 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 3 catenelle. Facciamo qui il punto puff. Allora 1 2 3 4 5 2 catenelle, rientro 1 2 3 4 5 e lavoriamo adesso le maglie alte. Quindi qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo un aumento, poi lavoriamo tutte le maglie alte separate da una catenella, arriviamo qui, facciamo un altro aumento 3 catenelle, punto puff, aumento sia all'inizio che alla fine. E poi lavorate due punti puff. Ah no, scusate, dovete lavorare qui dove abbiamo la maglia alta, fate una maglia alta qui, cominciamo a fare il primo aumento, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle, ok? 3 catenelle di separazione e poi facciamo il punto puff. Comunque, adesso dovete aumentare ad ogni giro. Quindi, sia qui dove abbiamo adesso abbiamo le 3 maglie alte e qui. Allora, io vado avanti e poi insomma, man mano che vado avanti, poi lo provo. Ok? Quindi provatelo perché poi quando arriviamo ad una certa altezza, io per esempio voglio fare la scollatura V. E poi voglio chiudere, ok? Chiudo per formare poi così, in questa maniera. Comunque, io vado avanti, poi vi dirò quanti giri ho fatto per chiudere e formare la scollatura V. Eccomi qua. Allora, io sono andata avanti con i miei aumenti. Vedete qui quando abbiamo iniziato con 3 maglie alte, ho aumentato ad ogni giro fino ad arrivare alla mia scollatura.
Adesso sto facendo il giro e sono pronta per chiudere la mia scollatura. Quindi l'ho provato e la scollatura per me così va benissimo. Allora, qui adesso non aumento più, quindi dato che chiudo, qui di solito facciamo una catenella, una maglia alta e 3 catenelle, poi andiamo qui a fare il punto puff. Quindi io faccio le 3 catenelle, vado qui al centro del punto puff, entro con l'uncinetto, prendo l'altra metà, entro e faccio una maglia bassa, così. E continuo la mia lavorazione, 3 catenelle e vado avanti con le maglie alte. Così. Adesso dobbiamo qui non dobbiamo più aumentare, però dobbiamo aumentare qui fino ad arrivare sotto il braccio, sotto l'ascella. Quindi dobbiamo continuare a lavorare e qui si continua a fare gli aumenti. Quindi lavoriamo sempre una maglia alta qui dove abbiamo le 3 catenelle. Ok? Quindi dobbiamo continuare a lavorare a giro aumentando solo qui dove dobbiamo chiudere per le maniche. Va bene? Quindi adesso vado avanti e quando arrivo e sono pronta per chiudere per le maniche ci ritroviamo. Ok? Quindi mi raccomando, qui dobbiamo ancora aumentare. Man mano che andate avanti, provatelo. Allora, sono arrivata qui dove abbiamo chiuso e per formare lo scollo. Quindi ho fatto la mia maglia alta. Adesso invece di 3 catenelle faccio 2 catenelle e vado proprio qui e faccio una maglia alta. Una catenella, 2 catenelle, scusate, e una maglia alta. Così. Nel prossimo giro, anzi, scusate, invece di 2 catenelle ne faccio una, perché altrimenti qui è troppo largo. Allora, una catenella e una maglia alta proprio qui. Una catenella, maglia alta, così. Sì, in questa maniera. E andiamo avanti a lavorare le maglie alte, ok? Così. Allora, eccomi qua. Io sono arrivata alla mia misura, sono pronta qui per chiudere, per formare le braccia. Allora, sapete che quando abbiamo chiuso qui per fare la scollatura, abbiamo lavorato sempre a giro, quindi nella lavorazione non c'è una chiusura o un inizio della lavorazione, perché abbiamo sempre lavorato a giro. Quindi adesso io mi trovo qua dove ho l'angolo. Ho fatto le mie maglie alte, adesso faccio una catenella e chiudo qui all'interno delle catenelle al centro del punto puff, faccio una maglia bassissima, 2 catenelle, entro dentro l'archetto e vado a prendere diciamo l'altra metà, quindi entro e faccio una maglia alta così. Una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi adesso non dobbiamo più aumentare. E qui adesso abbiamo l'inizio della lavorazione. Qui. Quindi adesso lavoriamo tutto il dietro a maglia alta, separate da una catenella. Qui chiudiamo la stessa maniera e poi facciamo di nuovo tutto il giro, ok? Allora andiamo avanti e lavoriamo qui fino all'angolo. Eccomi, sono arrivata all'angolo, quindi ho fatto la mia maglia alta, adesso una catenella, entro qui nell'archetto del punto al centro dei punti puff e prendo l'altra metà, entro così. E faccio
una maglia alta in questa maniera, una catenella e continuo a lavorare. E abbiamo unito tutti e due gli angoli così. Ok, quindi adesso andiamo avanti qui fino dove abbiamo iniziato e chiudiamo qui nella terza catenella iniziale, quindi lavoriamo tutta questa parte. Ok, finito il giro, faccio le ultime maglie alte, una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Così. Ora facciamo 1, 2, 3 catenelle. Quindi adesso continuiamo questa lavorazione, facciamo sempre a giro una maglia alta, una catenella di separazione, fino ad arrivare sotto al seno. Quindi man mano che andate avanti lo provate, quindi camminate, andate giù, quando arriviamo sotto, proprio sotto al seno, poi facciamo un'altra lavorazione, ok? Quindi andiamo avanti così, continuando sempre lavorando una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Allora, qui andate avanti, continuate una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta qui al centro, una catenella di separazione, una maglia alta sulla maglia alta. Ok, è facile, quindi non c'è bisogno che ve lo faccio vedere. Dovete continuare sempre con questa lavorazione. Ripeto, fino ad arrivare sotto il seno. Ok. A dopo. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura, sono arrivata proprio sotto il seno. Adesso cambio lavorazione. Facciamo dei semplici ventaglietti. Allora inizio. Allora vediamo. Facciamo delle maglie alte doppie. Quindi ho chiuso il mio giro nella terza catenella iniziale. Adesso con una maglia bassissima sono entrata nell'archetto di una catenella. Quindi faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro ancora 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3. Adesso salto 2 archetti, vado nel terzo archetto e lavoro 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3. Adesso salto 2 due fori, vado nel terzo foro e lavoro ancora, ripeto, le 3 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte doppie, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3, così ancora salto 2 archetti, vado nel terzo, faccio 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro, qui finito il giro,
tre fori di una catenella. Comunque non ha importanza perché siamo nel primo giro, quindi non si nota. Invece di saltare due fori, ne ho tre. Quindi vado a chiudere nella quarta catenella iniziale, quindi 1, 2, 3, 4. Con delle maglie bassissime andiamo nell'archetto delle 2 catenelle e ricominciamo a fare i ventaglietti. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutta la lunghezza desiderata. Quindi sono entrata nelle 2 catenelle, faccio 3 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3. Quindi vado nell'archetto seguente, quindi vado qui e lavoro le 3 maglie alte doppie, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3, così. Quindi ripeto. Adesso con questa lavorazione lavoriamo sempre a giro e arriviamo fino all'altezza desiderata, ok? Io adesso vado avanti e poi vi dirò quanti ventaglietti ho fatto io. Allora, eccomi qua, io ho raggiunto la mia lunghezza, ok? Nel frattempo ho fatto anche una manica, vi faccio vedere. Ecco qui la mia manica. Ho ripreso tutte le maglie qui intorno, quindi sono tutte maglie alte, molto semplice. E poi sono andata così, diciamo che sono andata ad allargare, quindi viene una manica tipo a zampa, ecco. Allora facciamo così adesso. Iniziamo l'altra manica insieme. Allora, mi avvicino un pochino, ok. Quindi io vado qui, entro qui dove abbiamo il punto puff e li prendo tutti e due i lati, così entro e faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, più una catenella di separazione. Adesso vado qui nella prima maglia alta, quindi salto le 3 catenelle nella prima maglia alta e faccio una maglia alta. Quindi lavoro una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella. Così. È molto facile perché dobbiamo lavorare, dobbiamo riprendere tutte le maglie. Questa maniera, ok? Quindi andiamo avanti fino a qui dove abbiamo iniziato. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi dove ho iniziato con le 3 catenelle, vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. E adesso ricominciamo a lavorare 1, 2, 3, 4. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più una catenella di separazione e lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta separata con una catenella di separazione, ok? Allora io nella mia manica in tutto ho fatto 18 giri, però ovviamente ognuno deve provare man mano che va avanti, prova. Allora, io mi sono fermata e poi ho fatto questa lavorazione leggermente, ma proprio leggermente sotto il gomito, e poi da qui fino alla mia lunghezza ho
cambiato il punto e ho lavorato il punto qui, i ventaglietti. Ok, quindi man mano che lavorate lo provate. Per la mia misura sono bastate 18 giri, quindi lo provate e decidete quando volete iniziare a fare i ventaglietti. Se non vi piacciono i ventaglietti, allora andate avanti con questa lavorazione: una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, fino a raggiungere la lunghezza della vostra manica. Ok? Allora, adesso qui andiamo avanti e poi iniziamo a fare i ventaglietti. Eccomi qua. Allora, io ho fatto i miei 18 giri a maglia alta, ok? Quindi adesso cambiamo la lavorazione, facciamo delle maglie alte doppie e facciamo dei ventaglietti. Allora, chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, così. E con una maglia bassissima vado proprio dentro la catenella di separazione. Faccio 1, 2, 3. 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, quindi due volte filo sull'uncinetto, rientro, lavoro una maglia alta doppia, due volte filo sull'uncinetto, rientro ancora maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro nello stesso foro e lavoro ancora, scusate, 3 maglie alte doppie, quindi 1 2 3. Adesso, sempre due volte filo sull'uncinetto, salto due fori, vado nel terzo foro e lavoro 3 maglie alte doppie. 1 2 3 2 catenelle, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Adesso di nuovo saltiamo due fori, andiamo nel terzo e lavoriamo 3 maglie alte doppie. 1 2 3. Scusate un attimo, sistemo il filo. Ok. 2 catenelle, 1 2. Rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie. 1 2 3. E quindi andiamo avanti così per tutto il giro.